Allora, a Torino la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibili due dei quattro referendum contro la legge sulla privatizzazione dell'acqua. Erano state raccolte 1.400.000 firme e esulta il comitato promotore Sì Acqua Pubblica. In collegamento da Torino Alessandra Quarta del comitato Sì Acqua Pubblica. Benvenuta. Grazie, buonasera. Dunque, nello specifico il via libera riguarda quali quesiti? Allora, la Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibile il primo ed il terzo quesito. Il primo quesito, che in caso di vittoria del sì porterà all'abrogazione della norma contenuta nel decreto Ronchi, che dà praticamente libero avvio alla privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali a data certa, quindi a partire dal 31 dicembre del 2011, tutti i servizi pubblici saranno messi a gara, quindi messi sul mercato, e sarà possibile l'ingresso dei privati nella gestione delle reti idriche, che è appunto più in generale dei servizi pubblici. Il terzo quesito invece riguarda la possibilità appunto che la legge dà al gestore di caricare un 7% sulla tariffa idrica, 7% che va unicamente a remunerare il capitale investito e che ovviamente è un grosso bottino per chi va a gestire questi servizi. La motivazione della non ammissione dell'altro quesito? E la motivazione ancora non ne siamo a conoscenza, aspettiamo che venga pubblicata la sentenza, cosa che sarà fatta. Come? Che cosa riguardava, di che cosa parlava questo quesito? Il secondo quesito riguardava la possibilità appunto di la richiesta di abrogare una norma contenuta nel testo unico ambientale, il quale dà appunto la possibilità e introduce la privatizzazione, quindi la possibilità di gestire i servizi tramite società di capitale, società per azioni. Avvocato, se si ritorna alle elezioni politiche tra il 15 aprile e il 15 giugno, però il referendum salta. In tal caso il referendum slitterebbe di un anno, proprio per questo il Forum Nazionale dei Movimenti dell'Acqua, che è il promotore di tutta la campagna referendaria, ha già avviato un'importantissima campagna di moratoria, proprio perché l'obiettivo è quello di ottenere il diritto al voto comunque nel 2011, cosa che consentirebbe di rispettare poi la volontà di 1.400.000 elettori che si sono espressi in questo senso, o in alternativa appunto la possibilità di comunque tenere legate le sorti del decreto a quelle che sono le scadenze eventuali del referendum. Comunque il comitato è appunto attivo già da molto tempo, insomma già prima della pronuncia della consulta, in questo senso, proprio per chiedere una moratoria che ci consenta di andare alle urne in ogni caso, indipendentemente dalle sorti del governo. Ecco, e nel frattempo come ci si regolerà per l'acqua pubblica o privata? Beh, prima di tutto bisogna dire che la pronuncia della consulta è una pronuncia importantissima, perché segna un'inversione di rotta rispetto alle tendenze di privatizzazione che negli ultimi anni sono state molto forti. È stato, diciamo, sbugiardato il ministro Ronchi, che ha a lungo detto che la privatizzazione era un obbligo di natura comunitaria, mentre invece la consulta ha confermato quello che il comitato sostiene da tempo, ossia che non sussiste alcun tipo di obbligo comunitario che vada verso la direzione di una gestione privata dei servizi. La comunità europea è totalmente indifferente rispetto al regime di gestione, sia esso pubblico o sia esso privato. Nel frattempo quello che possiamo fare è continuare appunto la campagna che il comitato porta avanti da molto tempo, e cioè quello di modificare gli statuti comunali, andare nel senso di chiedere alle amministrazioni di riconoscere non solo l'acqua come bene comune essenziale, ma anche appunto quello di avere una gestione pubblica del servizio a livello cittadino. Il ministro dei rapporti con le regioni, Fitto, è molto critico e dice che quella referendaria è una battaglia di retroguardia frutto di una cultura che non ha ancora fatto i conti con la modernità. Cosa gli risponde? Se si può definire una battaglia di retroguardia quella che ha portato 1.400.000 persone a firmare per il referendum, io sono molto scettica su questa possibilità. Credo che la modernità sia appunto riappropriarsi dei beni comuni, creare questa inversione di rotta è un tema molto sentito da tutti i cittadini, e sicuramente è una battaglia difficile, una battaglia che dobbiamo portare avanti con la stessa forza con cui abbiamo condotto la campagna
referendaria, ma anzi proseguire lungo questa strada è sicuramente un segnale fortissimo di modernità e di consapevolezza che con quest'ottica del saccheggio dei beni comuni, della distruzione di tutto ciò che ci appartiene e che non conserveremo per le generazioni future, sicuramente non si può andare avanti. Io ringrazio l'avvocato Alessandra Quarta del Comitato Sì Acqua Pubblica. Grazie, grazie a voi, arrivederci.